Quali sono i sintomi, soprattutto se si rientra da un viaggio all'estero, da tenere sotto controllo? Allora, diciamo che la febbre dengue, appunto come diceva prima, è frequente, può essere frequente al rientro da un viaggio all'estero. I sintomi possono essere aspecifici, consideriamo che in molti casi risulta sintomatica, altrimenti possiamo avere febbre, dolore alle ossa, un rash che talvolta può essere molto sfumato, un dolore retroorbitario, quindi dietro gli occhi. Quindi chiaramente il segno principale da tenere sotto controllo è il fatto che la febbre al rientro da paesi tropicali o subtropicali dove la dengue è molto molto diffusa. Soprattutto da paesi dell'America Latina ma anche dell'Asia. Chiaramente la dengue risulta essere un problema per il paziente che rientra, ma risulta essere anche un problema di sanità pubblica, in quanto alle nostre latitudini esiste il vettore della dengue, perché la dengue si trasmette non da persona a persona ma tramite punture di zanzara. La zanzara che più frequentemente, che più efficacemente determina la diffusione della dengue e la Aedes aegypti, che non è alle nostre latitudini, ma abbiamo noi un vettore che può trasmetterla, che è la zanzara tigre. E quindi chiaramente è molto importante tenere sotto controllo i casi dengue, riconoscerli al rientro da paesi tropicali, proprio per effettuare una sorveglianza e una prevenzione della diffusione con bonifiche ambientali nelle zone dove la persona ha soggiornato. Qual è il decorso, ecco, quando si contrae questo virus e quali sono anche i pericoli, non solo nell'immediato, ovviamente se fosse una forma più aggressiva o se ci fossero magari patologie pregresse, ma anche nel futuro? Allora, diciamo che il problema principale risulta soprattutto nelle reinfezioni, quando si possono sviluppare delle manifestazioni emorragiche con una mortalità comunque bassa, ma che esiste. Pertanto diciamo che si consiglia, visto che è disponibile da quest'anno un vaccino, a viaggiatori internazionali, soprattutto coloro che vanno a soggiornare o a risoggiornare in zone endemiche, di poter accedere agli uffici di vaccinazione internazionale proprio per poter effettuare eventualmente una vaccinazione che è sicura, un vaccino a virus vivo attenuato ricombinante, che si fa in due dosi e che richiede un copagamento da parte del cittadino, ma che può essere fortemente indicato in alcune categorie di soggetti. Come percezione può essere, diciamo, allineata alla malaria e quindi comunque bisogna avere, tra virgolette, la stessa paura e vaccinarsi se si viaggia oppure no? Sicuramente se si viaggia è bene proteggersi, sì, sicuramente. È una mortalità diversa, però è bene proteggersi.